22 stanze e un ampio giardino per un valore commerciale di 800.000 euro, tutta rigorosamente abusiva. E la villa lungo il fiume Saline a Montesilvano, confiscata questa mattina in una retata interforze, polizia, carabinieri e guardia di finanza, titolari dell'abitazione sulla quale dal 1994 grava una ordinanza sindacale di demolizione, la grande famiglia rom di Dante Spinelli, 68 anni, e di sua moglie Giulia Grazia Guarnieri, 63 anni. La villa, priva di qualsiasi autorizzazione e mai accatastata, è situata nel cuore della zona industriale di Montesilvano, visibilissima dalla strada, e insiste, dal 1993, anno della sua costruzione, su un territorio vincolato destinato a bosco misto. Io sfido chiunque di noi ad avere un'abitazione con 21 stanze, insomma un villone grande, poi visibilissima perché passando sulla strada si vede, ma la cosa più grave è che hanno occupato anche aree dei maniali e nell'indifferenza di tutti, questa è una cosa grave questa. Un'attività quella della confisca dei beni rom che prosegue senza sosta? Ma assolutamente sì, oramai è una strada avviata già da tempo e è una strada che è diventata un'autostrada, nel senso che sta andando tutto bene, anche perché gli accertamenti li facciamo per bene ed è difficile da parte loro dimostrare la provenienza dei beni, per cui penso che siamo non solo sulla strada giusta, abbiamo una legislazione eccezionale che ci permette di fare questo. Oltre alla villa del lungo fiume Saline, le forze dell'ordine hanno sequestrato una Volkswagen Golf che sarà utilizzata dalla polizia, visto il periodo di spending review, per i pattugliamenti in borghese. Sempre a Montesilvano, poi, è stata sequestrata un'altra abitazione in via L'Aquila, all'interno della quale risiedono i figli di Dante Spinelli. L'appartamento, del valore commerciale di circa 250.000 euro, è posto proprio sopra i locali della sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, anche questi confiscati ai rom in precedenza. Sì, conosciamo bene l'appartamento di via L'Aquila, in quanto la famiglia precedente era anch'essa di etnia rom, ed l'appartamento sottostante alla villetta bifamiliare è stata anche questa confiscata ed assegnata all'Associazione Nazionale Carabinieri, che la utilizza regolarmente per le loro attività sociali. Oggi siamo arrivati al sequestro di questo secondo appartamento, per il quale insomma, si è attivata la procedura affinché anche questo venga confiscato definitivamente e possa anche questo essere utilizzato per finalità sociali da parte dell'amministrazione comunale o da altri enti pubblici. Naturalmente, così come confermano le indagini della Guardia di Finanza di Pescara, a supportare tutte queste proprietà, che sommate assieme formano un patrimonio di oltre 1 milione di euro, non c'è alcun reddito. L'attività ufficiale degli Spinelli è quella della raccolta di materiale ferroso di scarto, non certo remunerativa a sufficienza per poter sostenere questo tipo di proprietà. Di fatto era sconosciuto al fisco, quindi in base alla sinergica attività svolta con i colleghi è stato possibile accertare che la provenienza di ingente patrimonio nella loro disponibilità era frutto dell'attività criminale, non di attività lecite lavorative. Quali sono le attività principali, ovviamente illecite, di cui si occupavano gli Spinelli? Prevalentemente sono reati contro il patrimonio, quindi furti, ricettazione e in alcuni casi alcuni dei componenti della famiglia sono anche accusati di estorsione.